È unico nel suo genere. Da anni promuove e sostiene le espressioni artistiche contemporanee del continente africano. Fino ad oggi coinvolte 20 nazioni per far diventare l'Africa da terzo mondo a primo sulla scena, protagonista dal 16 settembre al Teatro Palladium della capitale. È il Festa d'Africa Festival, che da sempre crede fortemente nel binomio arte e dialogo, al punto da promuovere il motto «Facciamo pace con la cultura». Non posso pensare che possa esistere una qualunque pace sostenibile che possa prescindere dal ruolo fondamentale che hanno educazione e cultura. Nell'edizione del 2008 il programma è incentrato sulla creatività al femminile, una creatività però da intendersi in senso molto lato. Non è soltanto la creatività artistica, cioè le donne spendono creatività in tutti i campi della vita quotidiana, cioè da come organizzare lavoro, figli, casa, marito, cioè è un continuo e assoluto e spesso neanche riconosciuto, no? Lavoro di grandissima creatività. 9 appuntamenti tra danza, cinema, teatro, esposizioni, convegni e musica, in cui artiste della scena e delle arti africane, pur senza nascondere sofferenze, traumi e ferite della loro realtà, comunicano un'insopprimibile gioia di vita. Questo continente ha proprio nelle donne, forse in questo momento, insomma, in questo momento da anni, però proprio il motore della grande crescita. Quest'anno è successa una cosa straordinaria, due cose straordinarie, la moratoria alla pena di morte che c'è stata e la risoluzione 1820 dell'ONU che sancisce lo stupro in scenari bellici e postbellici come crimine di guerra. Richiede a tutte le parti coinvolte nei conflitti armati di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i civili, comprese donne e bambine, da qualsiasi forma di violenza sessuale. Le mie donne in scena all'inizio sono le troiane, che è il primo documento che noi abbiamo nella nostra letteratura dello stupro di massa, no? Cioè delle donne bottino di guerra. Sono bottino,